Thomas, da pochi giorni hai annunciato il tuo ritiro perché gli infortuni al ginocchio cominciavano a farsi sentire troppo? Sì, soprattutto, credo che potrei ancora giocare, però non volevo stare sempre con dottori da dietro, quindi ho deciso di lasciare il calcio e di cominciare la vita nuova. La vita nuova che sarà costituita da che cosa? Vedremo, sono appena 4 giorni, quindi ora sto aspettando. Sempre volevo fare il lavoro con il mio procuratore, quindi è una cosa che mi piacerebbe, vedremo. Il bilancio della carriera, eccellente possiamo dire, un'Europa League vinta con l'Atletico Madrid, una Supercoppa europea e poi anche belle soddisfazioni, oltre che con la Fiorentina, anche con il Galatasaray. Sì, sono molto soddisfatto perché ho fatto circa 600 partite, praticamente giocando sempre Germania, Italia, Spagna, Turchia, anche Repubblica Ceca, quindi sono veramente contento, senza gravi infortuni. L'ultimo è venuto praticamente quando ho avuto 34 anni, quindi ci sono le cose che vengono, però sono molto contento. Hai giocato con tanti grandi campioni, con tanti fuoriclasse, qual è stato il più forte secondo te, Drogba o chi altro? No, guarda, non posso dire, io credo che la squadra che abbiamo avuto qua con la Fiorentina, con Cesare Prandelli, era più come famiglia, veramente qua mi sentivo benissimo, infatti spesso vengo qua che a Madrid. Calcisticamente credo che l'epoca in Atletico Madrid era la più buona per me, però generalmente io mi sentivo sempre migliore o meglio qua a Firenze. Rimpianti quindi per non aver vinto niente con la Fiorentina? C'era la possibilità probabilmente di vincere l'Europa League, poi quella semifinale persa ai calci di rigore? Sì, quello sì, certo, perché come dicevi abbiamo avuto una squadra forte, potevamo vincere contro Glasgow, giocare la finale contro Petrograd, però il calcio è così, abbiamo sbagliato dei rigori, quindi no, io sto dicendo sempre che qua a Firenze mi sento come se fosse a casa, c'ho più amici che a Praga, quindi vengo sicuramente ora ancora più spesso che prima. La Fiorentina gioca alla Spagnola, hai visto? Ti è piaciuta? Mi è piaciuta, già quando è arrivato Borja Valero l'avevo detto che per me è un affare veramente, perché è un giocatore tranquillo che prende la palla sempre, ha giocato in Villarreal, ha giocato in Mallorca, mi è piaciuto sempre e si vede che la Fiorentina ha veramente uno dei più forti centrocampo qua in Italia. Anche in difesa Gonzalo Rodriguez si è dimostrato uno dei più forti del campionato. Sì, sono tosti, sanno giocare che l'attaccante lo sente, però sempre cercando di prendere la palla, quindi come dicevo hanno fatto veramente, ha tornato Rossi dopo infortunio, è venuto Gomez, Cuadrado, quindi veramente praticamente l'unico che è rimasto è Manu, quindi veramente forte. Rossi te l'aspettavi subito in grado di incidere così, visto che proveniva da un infortunio molto grave? Guarda, ogni tanto infortunio grave ti permette di tornare ancora più forte di prima, quindi sicuramente ha lavorato tantissimo e si vede che il lavoro che ha fatto torna. Una domanda su Eitinga, che potrebbe arrivare alla Fiorentina prossimo anno, tu hai giocato con lui, potrebbe essere il rinforzo giusto per la difesa? Guarda, è un giocatore che può coprire differenti ruoli, quindi Atletico ha giocato anche destra, secondo me è più centrale o anche numero 6, è un giocatore che sa giocare bene soprattutto in difesa, anche ogni anno fa qualche gol nelle punizioni, nel corner, quindi è un affare
non sono sicuro che età tiene, che età c'ha, se c'ha 30 anni, però potrebbe essere buono qua. Ecco, per chiudere, dicevi che il prossimo anno speri di vedere la Fiorentina in Champions, una parte del futuro della Fiorentina si gioca proprio nella partita contro la Roma all'Olimpico, partita complicata per Viola, soprattutto in trasferta, insomma il passato dice che la Fiorentina contro la Roma in trasferta ha sempre avuto delle difficoltà, però questa volta secondo te? È vero che a Roma, se mi ricordo bene, non abbiamo mai fatto belli risultati, quindi speriamo che questa volta si vince là e che la Fiorentina si mette ancora più a riva. Secondo te fino a questo momento è stata la sorpresa del campionato la Roma? Guarda, io sicuramente quelle 10 partite, come dicevi te, hanno subito solo un gol, credo, sicuramente quello là non si aspettava nessuno, quindi ci sono sempre là e stanno facendo un campionato perfetto.